Il nazismo è la forma di prevaricazione per eccellenza. Attraverso il video di oggi voglio creare la mia opinione, collocandola in questo video, per far sapere a tutti quelli che mi stanno guardando e ascoltando che il nazismo, secondo la mia opinione, è la forma di prevaricazione per eccellenza più assoluta e più totale che esista. Che cosa è il nazismo? Diamo una definizione di questa parola che moltissimi già conoscono. Ebbene, è quella corrente di pensiero che si palesa in comportamenti tipicamente politici, in cui uno o più gruppi di persone vanno a pensare che ci siano delle razze e che quelle stesse razze siano migliori rispetto ad altre e che siano, diciamo così, al di sopra di tutto. In pratica sono in cima a tutto, ecco, questo è il concetto su cui si basa il nazismo. È una forma di prevaricazione a tutti gli effetti che crea di fatto delle divisioni sociali. Questo che significa? Che non c'è uguaglianza nel nazismo, ovviamente, ci sono solo ed esclusivamente disuguaglianze. Ciò comporta una divisione di genere, ciò comporta una divisione sociale, ciò comporta una divisione politica, ciò causa una, chiamiamola divisione, ovviamente, etica. È da apprezzare il nazismo, punto interrogativo? Ovviamente, secondo me, no, perché crea divisioni, perché è una forma, ripeto, di totale autoritarismo sui confronti di altri esseri umani e soprattutto crea disparità sociale. Nel nazismo vi ricordo che ci sono state delle persone che sono morte, gli ebrei. Sotto il nazismo vi ricordo che ci sono state dei momenti brutti, vi ricordo infatti le due guerre mondiali, la prima e la seconda. E il nazismo, ricordo a tutti, che si è sviluppata una ideologia, una mentalità umana prettamente denigratoria nei confronti di altri esseri umani. Questo che significa? Significa che grazie proprio al nazismo si è incrementata la cattiveria umana e soprattutto si è arrivati a un punto di imbarbarimento totale della nostra specie. Noi nel nazismo siamo diventati dei barbari, non noi intesi noi italiani, sia chiaro, ma la razza umana. Tuttavia, e ripeto tuttavia, il nazismo crea anche divisioni, le razze. È sbagliato parlare di razza, secondo me, bisogna parlare infatti di etnie. Etnia europea, etnia asiatica, etnia africana, etnia americana. Ecco, razza significa discriminare de facto degli esseri umani. Discriminare esseri umani significa andare a creare complessi su personaggi umani che in qualche modo, che in qualche maniera dovrebbero vivere una vita tranquilla e serena, ma che invece si ritrovano a vivere un'esistenza arricchita da situazioni di negatività totale. Creare l'imbarbarimento degli esseri umani è probabilmente uno dei capisaldi principali del nazismo. E proprio il nazismo crea guerra,
crea divisioni, crea inimicizie. Io non seguirò mai e non abbraccerò mai e poi mai il nazismo, proprio perché è l'opposto della mia ideologia. Faccio sapere a tutti quelli che mi ascoltano e vedono però che ci sono persone che oggi come oggi ancora lo seguono, anche in Germania, ma anche qui in Italia, e che addirittura hanno creato nella loro camera, per esempio camera da letto, addirittura un tempio a Hitler, al Führer. Sappiate una cosa molto semplice, ed è che la Bibbia, probabilmente del nazismo, è il Mein Kampf, la mia battaglia, no? Tradotto in italiano, il libro di Adolf Hitler, il Führer. E proprio nel Mein Kampf noi possiamo capire, possiamo vedere, possiamo assistere, quindi constatare quella che è la dottrina nazista che veniva propinata proprio in Germania in tempi passati. Una dottrina errata, una dottrina sbagliata quindi, che deve essere condannata fermamente. E mi auguro che eventi come questo, quello del nazismo, non si verifichino mai più. Grazie a tutti, da Leandro Osmelli. Iscrivetevi, commentate, datemi le vostre opinioni. Ovviamente questo è un video abbastanza distaccato rispetto a quelli che faccio, in cui parlo di filosofia, di morte e di vita. Qui parlo di politica. Grazie ancora a voi, al prossimo video.